Appassionati di calcio a 5, ben trovati al nuovo appuntamento con Mondo Futsal, la nostra rassegna del calcio a 5 dedicata alle più svariate categorie. Inizieremo con la Serie A2, con la marcia senza ostacoli della Rapido Latina, poi ci soffermeremo sui risultati raccolti dalle formazioni fondane nei campionati di Serie B e C1 e poi con il contributo prezioso del nostro collega Daniele Porcelli andremo a delineare una bella panoramica sui campionati di C2 e Serie D. Tutto questo tra poco, nel frattempo vi ricordo anche i canali web che ci consentono di restare in contatto quotidiano con voi, è il nostro sito mondofutsal.net e poi youtube.com/mondofutsaltv. Iniziamo dunque con la Serie A2, inizia il Fulmicotone il 2014 della Rapido Latina Calcio a 5. Dopo aver osservato sabato 4 gennaio il proprio turno di riposo, la formazione pontina è tornata in campo demolendo l'Odissea 2000 Rossano, l'unica squadra in grado fino ad ora di battere i nerazzurri. 5-2 il punteggio finale in favore dei ragazzi di Giampaolo, che grazie alla vittoria del Fuente Lucera sul Corigliano sono di nuovo al comando della classifica, ma avendo già osservato il proprio turno di riposo al contrario delle immediate inseguitrici. In Calabria la corazzata nerazzurra partiva subito forte, andando in vantaggio con una rete di Maina, chiudendo poi la prima frazione con altre due marcature di Mocellini e Terenzi. Non contenta di quanto fatto nella prima frazione, la Rapido Latina Calcio 5 chiudeva i conti all'inizio della ripresa con Menini e Battistoni. Nel finale di partita, Latina, forte del grande vantaggio, tirava un po' i remi in barca e i padroni di casa ne approfittavano per andare in gol due volte con Calabretta e Librandi, rendendo meno amaro il passivo dei locali. Nel prossimo turno, la compagine nerazzurra affronterà al Palabianchini la Cireale, la squadra siciliana, è reduce dalla sconfitta interna contro l'Orte e staziona nei quartieri di medio-bassa classifica. La Serie B e le sue dolenti note. Dopo la pausa delle festività natalizie è ripartita la serie cadetta con il Fondi Calcio a 5 di Mister De Simoni, che anche nella prima gara casalinga del 2014 ha dovuto cedere il passo al Nurzia Calcio a 5. Il risultato finale è stato di 4-1 per gli ospiti, in rete per i padroni di casa Riccardo Fantin. Nel prossimo turno i rossoblù se la vedranno in casa della capolista Prato Rinaldo in una gara che si preannuncia proibitiva. È il momento della Serie C1 nel massimo campionato regionale. La Gymnastic Studio Fondi ha disputato la prima giornata di ritorno in casa del Pomezia Laurentum. I fondani non sono riusciti ad andare oltre il pari, 5-5 il risultato finale, grazie a una tripletta di Francesco Bisecco, confermatosi ancora in ottima vena realizzativa, oltre ad Emanuele Teseo e Marco Guastaferro. C'era bisogno certamente di una vittoria per confermare le proprie ambizioni in ottica playoff, ma così non è stato, in un campo da sempre estremamente difficile. Bisogna comunque accontentarsi di questo pari. Il prossimo turno vedrà i ragazzi di Paluzzi affrontare tra le mura amiche l'Olympus Roma, attuale quarta forza del campionato con i suoi 30 punti. Ed è ora il momento della C2 e della Serie D per la consueta panoramica. Cediamo la parola al collega Daniele Porcelli. Grazie Domenico e ben ritrovati a tutti gli appassionati del calcio a 5. Tornano anche i campionati
regionali, appunto, con la Serie C2, prima giornata di ritorno, si capovolgono completamente i risultati, gli esiti finali delle partite rispetto alla prima giornata, quella inaugurale di questo raggruppamento. Soprattutto la bella vittoria registrata dall'Eagles Aprilia nei confronti della capolista Real Castelfontana, che cade per la seconda volta in questa stagione. Non vanno oltre il pareggio invece Anni Nuovi Ciampino Minturno. Andiamo con il riepilogo dei risultati. Connect CCP 1987 5-1. Pareggio tra Atletico Anzio Lavinio e Cisterna 2-2. 3-3 tra Anni Nuovi Ciampino e Minturno. Città di Minturno Marina batte Pontina Futsal 6-0. Eagles Aprilia batte Real Castelfontana 4-3. Identico risultato per Città di Pontinia che batte il Terracina con lo stesso identico risultato. Anche la Vigor Cisterna 1994 riesce a prendersi la rivincita nei confronti del Velletri, 4-3 il risultato finale. Andiamo a seguire attentamente il servizio realizzato da David Da Silva a Ciampino tra la formazione di Filippo Gugliara e il Minturno, terminata 3-3. Allora, dopo gara interessante questa sfida, Anni Nuovi Ciampino, Minturno si chiude in parità come all'andata, uno dei protagonisti importanti, determinanti per il Ciampino, nelle battute finali arriva questo pareggio. Ti ringrazio e innanzitutto siamo felicissimi, comunque affrontavamo una squadra importante che ha fatto un mercato di riparazione importante, una piazza importante, quindi voglio dire, c'erano tutti i presupposti perché uscisse fuori una bella partita, spero che sia stata per quel pubblico che ci ha assistito. E io faccio i complimenti al Minturno perché comunque sia sta facendo un cammino importante in questa categoria. E noi siamo là, noi cerchiamo giorno per giorno di migliorare e cercare di rosicchiare quei punti che servono per stare lì in testa, tutto là. Allora, Riccardo Stanziale, nelle battute finali va a materializzarsi quanto di buono avevate fatto, eravate riusciti ad allestire una bella vittoria su un campo difficile come questo di Ciampino? Sì, abbiamo fatto una buona partita, ci aspettavamo ovviamente un campo ostico e difficile come quello che si è dimostrato. Ovviamente abbiamo sbagliato un po' di gol sotto porta, il risultato secondo me è bugiardo perché meritavamo di vincere, abbiamo giocato nettamente meglio. Loro hanno fatto 3 gol su palle da fermo, da calcio d'angolo e niente da dire, siamo molto amareggiati per questo, però non molleremo niente fino alla fine, anche perché il nostro obiettivo è puntare al campionato e quindi la strada è ancora lunga e speriamo che proceda meglio. Presidente, all'andata Stanziale non c'era, ma lei era presente, tra l'altro presente come sempre in panchina. Due partite completamente differenti, forse in questa c'era qualcosa di più da raccogliere. Beh, sicuramente era una partita difficile. La prima giornata chiaramente io non con loro ho detto questa è una grande squadra. Oggi lo è stato, anche se abbiamo creato molto più noi che loro, ma come al solito finalizziamo di meno. Loro sono stati cinici, quelle palle gol che hanno avuto l'hanno messe dentro, noi ne abbiamo create tante e ne abbiamo messe altrettante uguali a loro, quindi diciamo è il nostro purtroppo problema che ci portiamo da sempre, finalizziamo poco quello che creiamo, però non posso dire niente ai ragazzi che hanno fatto una grande partita di qualità, insomma penso che è giusto anche il risultato, perché poi alla fine hanno avuto anche una palla gol finale che poteva anzi mettersi pure male, quindi pertanto va bene così, giusto il risultato, complimenti al Ciampino, siamo due grandi squadre, c'è una grande amicizia, ho visto che comunque a fine gara ci siamo salutati tutti quanti tranquillamente come si deve fare in questo sport, no? In tutti gli sport, quindi va bene così, sono contento. Real Castelfontana quindi 36 punti, a 4 lunghezze di ritardo il Minturno, Anni Nuovi Ciampino 29, Eagles Aprilia sale al quarto posto con 25 punti, CCP 1987 23, Città di Minturno Marina 21, Terracina 20, Connect 18, Velletri 15, Città di Cisterna, Atletico Anzio Lavinio e Città di Pontinia 14 punti, 12 punti per la Vigor Cisterna 1994, chiude il fanalino di coda Pontina Futsal 6 punti. Sabato prossimo la capolista in campo contro la Vigor Cisterna è più un testa a coda, mentre
ci sarà da seguire attentamente il derby, quello di Minturno, tra la formazione di Andrea Cardillo e il Città di Minturno Marina. E dal campionato regionale ci trasferiamo invece ai due raggruppamenti di provinciali di Serie D, con ancora una partita rinviata, quella tra Atletico Rocca Massima e United Aprilia. Resta ancora da recuperare proprio il confronto tra gli apriliani e l'Accademia Sport, rinviato al prossimo 21 di gennaio. Andiamo quindi con i risultati, che ha visto anche la vittoria dell'Accademia Sport nei confronti del Real Latina per 3-2. Latina Scalo Cimil batte Parrocchia San Giuseppe 6-2. Bellissima la vittoria del Real Terracina nei confronti dell'Antonio Paluzzi 9-0, di cui stiamo seguendo anche le immagini realizzate da Matteo Viglianti. Bella il successo dello Sporting Giovani Risorsa nei confronti della PR 2000 Aprilia. Sconfitta in casa ancora la Virtus Latina Scalo con il Flora 92 4-1. Virtus Terracina battuta dal Real Podegora 7-5. Quest'ultima diventa attualmente la capolista del raggruppamento. Prima di andare a vedere proprio la classifica, come ha cambiato proprio alla ripresa dopo la pausa natalizia, andiamo a seguire il servizio realizzato da David Da Silva, quello tra Virtus Latina Scalo e Flora 92. Gara tra Virtus Latina Scalo e Flora, arriva la seconda vittoria di questo campionato. Dalla Zanna, c'era il bisogno assolutamente di sbloccarsi. Sì, volevamo iniziare l'anno, diciamo, col migliore dei modi, nel migliore dei modi, e ci siamo riusciti. E la cosa è di continuare, di fare il gruppo. I risultati di quest'anno non ci interessano, diciamo, però giustamente è una vittoria che dà morale alla squadra, e noi siamo una squadra che abbiamo bisogno di vittorie per migliorarci e per tutto quanto, anche per un po' di autostima dei ragazzi, che sono tutti, diciamo, giovani. Quindi una nota positiva in questo inizio dell'anno. Ecco, dalla Zanna ci trasferiamo anche comunque al tuo vice, se così possiamo definirlo. Anche lui ha la prima esperienza su una panchina nel calcio a 5 provinciale. Gianluca, allora, questa esperienza come sta andando? Ma come prima esperienza personalmente molto positiva. Positiva perché, ripeto, siamo partiti con senza grandi obiettivi. Gli unici obiettivi, quelli che ha detto, ecco, poc'anzi il mister, erano l'unico, era quello di creare un gruppo, di creare una squadra con tanti ragazzi giovani, con tanti ragazzi che venissero agli allenamenti con la sola voglia di allenarsi, di divertirsi. E poi, se veniva fuori qualche risultato, ben venga. In virtù di quelli dei risultati appena visionati, abbiamo detto che cambia il volto della classifica, anche se la United Aprilia dovrà ancora giocare due partite, quelle con l'Accademia Sport in casa e in trasferta proprio a Rocca Massima, contro la formazione di Emiliano Antici. E intanto il Real Podegora approfitta di tutto ciò per balzare al comando. 29 punti per la formazione di Davide Pagassoni. A 28 punti si attesta intanto lo Sporting Giovani Risorse, con la vittoria ottenuta nei confronti della PR 2000 Aprilia. A 25 due formazioni, Accademia Sport e Real Terracina, non si staccano. Antonio Paluzzi 22, 19 punti, due formazioni, Atletico Rocca Massima e Real Latina. Sale ancora Latina Scalo Cimil 18 punti, PR 2000 Aprilia 11, 6 punti, tre formazioni, Flora 92, Virtus Terracina, Parrocchia San Giuseppe. Chiude fanalino di coda Virtus Latina Scalo a 0 punti. E dopo aver parlato tanto per quanto riguarda il raggruppamento A della Serie D, trasferiamoci invece al Sud Pontino, dove la Vis Fondi non conosce ostacoli. Continua a vincere dopo il recupero durante le feste di Natale. Quindi, con la bella vittoria sonante nei confronti del Ventotene e il contemporaneo pareggio dell'Old Ranch sul campo dello Sporting Terracina, la formazione di Fabio Padula allunga ulteriormente il passo.
Atletico Maranola, Formia 1905 Calcio 6-4. Olympus Sporting Club batte Atletico Sperlonga 3-1. Palavagnoli di misura sulla DLF Formia 5-4. Vittoria in trasferta dell'Atletico Gaeta contro il San Giovanni Spigno per 5-4. Detto del pareggio tra Sporting Terracina, Old Ranch 6-6. Vis Fondi batte il Ventotene per 13-4. Un raggruppamento che sabato prossimo vedrà la capolista andare a giocare in trasferta sul campo della DLF Formia. L'Old Ranch giocherà tra le mura di casa contro l'Atletico Maranola, mentre l'Atletico Gaeta riceverà l'Olympus Sporting Club. Per una classifica che vede al comando la Vis Fondi 31 punti, 25 punti a Paiate, raggiunge quindi l'Atletico Gaeta la formazione fondana allenata da Giovannone a 25 punti al secondo posto, 20 punti per l'Atletico Maranola, 19 per Olympus Sporting Club, 18 per San Giovanni Spigno, 17 Sporting Terracina, a 16 troviamo il Palavagnoli, 13 per l'Atletico Sperlonga, 12 punti per il Tremenzuoli, 6 si allungano quindi le distanze per la DLF Formia, 5 punti per il Formia, fanalino di coda il Ventotene. Per me è tutto, quindi con i due raggruppamenti della Serie D chiudiamo lo spazio riservato a me, ripassiamo la linea a Domenico Ippoliti. E tra servizi, approfondimenti, interviste, classifiche e tanto altro è andata a terminare anche questa nuova puntata di Mondo Futsal. Vi rinnovo l'invito a seguirci giorno dopo giorno attraverso il nostro sito mondofutsal.net e poi attraverso youtube.com/mondofutsaltv. Grazie e appuntamento alla prossima!